Siamo qui con Marco Lai della Lupa Amatori, 1-0, una sconfitta. Che partita è stata? È stata una partita ovviamente difficile perché loro sono molto bravi, sono secondi in classifica, quindi hanno delle qualità veramente, veramente ottime. Oggi abbiamo provato a impostare la gara in un certo modo anche a causa del vento. Nel primo tempo devo dire che era andata esattamente come pensavamo, però cioè, con un'ottima concentrazione, un discreto possesso anche alla luce di tante difficoltà numeriche che abbiamo. Però è andata bene, poi ci siamo complicati la vita da soli con un infortunio. Però sono cose che capitano purtroppo ed è la dimostrazione che anche quando giochi più o meno alla pari contro i migliori basta un attimo di disattenzione e poi prendi gol. Poi nel secondo tempo abbiamo provato a sfruttare altre cose, altre caratteristiche con i nostri attaccanti che abbiamo fatto rifiatare e poi rientrare. Qualche occasione c'è stata, però quei problemi di cui parlavo prima ci comportano che gli ultimi 10-12 minuti noi purtroppo non ne abbiamo più e quindi non riusciamo a fare l'ultimo passaggio, a finalizzare bene. Poi ripeto, giochi anche contro 11 ultimi giocatori. Il problema è quello di rincorrere, no? Anche se metti una buona quantità e un po' di qualità, se poi devi rincorrere magari non sempre ce la fai. Per il futuro questo ci insegna che non possiamo sempre dover rincorrere, ma mettere qualità e concentrazione dall'inizio, perché queste squadre non ti perdono al primo errore e tu prendi gol. Quindi è l'ennesima lezione, però è anche ora di smetterla di prendere lezioni, imparare a fare punti, perché la classifica comincia a essere un po' deficitaria. Allora, in bocca al lupo per le prossime gare. Grazie a Marco Lai. Crepi, grazie a voi.